Giampiero Vigilanti, questa storia che la vede coinvolta da oltre 30 anni, ma alla fine, lei che cosa c'entra? Io non c'entro niente. Una volta che si sono messi loro in mente, io non c'entro nulla. Ma lei ha ripetuto nelle interviste che gli inquirenti stanno sbagliando pista, la pista è un'altra, quindi ha un'idea? Si vede di sì, perché visto che non arrivano a nessuna conclusione vuol dire che la pista è sbagliata. No, no. Vabbè, certo. Lei è stato per anni nella Legione Straniera, questo precisiamolo, così raccontiamo un po' anche quella che è stata la sua vita reale, no? A quanti. E perché poi lasciò la Legione Straniera? Perché avevo finito i contratti e sono venuto via. E aprì questo bar a Marsiglia, quindi a lei Marsiglia, sì. Parla bene francese? Sì, lo parlo, lo parlo. Ma allora, spesso lei è stato coinvolto in queste storie per via dell'episodio di Travalli, no? Quindi questo discorso della macchina rossa, lei aveva una Flavia. E i ragazzi testimoni parlano invece di una Fulvia. Di un'alfa. Cioè, perché continuano a tornare sulla pista delle Legionarie? Non è vero, no. Non è vero che loro hanno visto me. Hanno visto, no. Se non avevano visto me, mi trovavano la Flavia. Io avevo la Flavia. E quella era. Ma insomma, lei che idea si è fatto di tutta questa storia? L'idea è quella che si andrà ancora avanti un bel po'. Come diceva prima, che non troveranno, non arriveranno a niente. No, non arrivano a nulla. Se non cambiano pista. Eh? Se non cambiano pista. No, se non cambiano pista. E così si va avanti ancora. Però, giusto per chiarire anche rispetto a tutto quello che è uscito nei giornali in questi giorni, a lei, quando è tornato in Italia, perché parlano di piste eversive, estrema destra, eccetera, sì. No? Ma lei ha avuto contatti con questi gruppi eversivi, con la Gladio? No, non ho avuto contatti con nessuno io. Nemmeno con la Gladio, come dico? No, con nessuno. Simpatie così, un po' così, ma non ho contatto, non ho mai fatto niente io. Perché anche il suo babbo era di destra, giusto? No, il babbo non era di nulla. Ah. No. Quindi non è una cosa che ha ereditato, non insomma. Non c'entra nulla, no, mi vanno. Ok. Lui era a lavorare in tempo di guerra, era chiesto, era andato in Abissina, in Eritrea, e poi dopo in Germania, a Essen. Lui era frutto. Quindi, allora, torniamo al discorso della pista eversiva. Lei non ha mai frequentato, come si dice, questi gruppi di estrema destra, non ha mai frequentato nessuno, no, della Gladio. Lei era uno, faceva il suo lavoro, deteneva queste armi regolarmente. Ah, a proposito, ecco una cosa, perché secondo lei gli sono state rubate queste quattro pistole di cui diceva c'era, quali erano i modelli? Non mi ricordo, quali erano i modelli delle pistole che le hanno rubate? Ora non me lo ricordo, sì. No, diceva che era una turca. Una turca piccola, ma però piccola, ma era una 765, poi una 22 e un'altra 765, non me lo ricordo. No, vabbè, però comunque sia, secondo lei, perché gli hanno rubato le pistole e non i proiettili? I proiettili non c'erano lì. Ah, erano separati, non erano? Sì, erano separati. Ah, vabbè, quindi cioè, questo insomma... ha sempre fatto la sua vita regolare. Mi sedevo lì perché così almeno era anche meno pericoloso per la famiglia in casa. Giustamente. Quindi lei faceva la sua vita tranquillamente, andava magari al poligono di tiro, perché frequentava il poligono, certo, di tiro. Quindi quale frequentava? L'aveva detto, non mi ricordo. Gazzetta. No, ma diceva anche era stato, andava a sparare anche in campagna. Dove andava a sparare? Mi sembrava l'avesse detto questa cosa. In campagna. In campagna. No, andavo solo in Gazzetta. Andava solo lì, no, mi scusi, allora ho sbagliato magari nell'interpretazione. Ciao. Oppure in quello che è stato scritto. Quindi, allora, sintetizziamo. Questa settimana è stata un po' difficile, vero, per la sua famiglia? Abbastanza.
continuano a chiedere le cose dopo 40 anni e dopo 40 anni ancora sempre soldi. Non è ancora visto. Ma se gli hanno visto che non funziona dopo 40 anni a fare tutto un cambio. No, ma voglio dire, neanche semplice, mi sembra. Anche uno non sa leggere e scrivere, si potrebbe arrivare Quindi lei le ha detto chiaramente più volte che la pista di Pacciani è sbagliata e non è quella da seguire. Infatti Pacciani è stato assolto, è morto. Sì. Perché non aveva, non era stato lui. Lui aveva ammazzato quello lì, va bene, è stato in prigione, ha fatto 18 anni e ha pagato. Certo, era un assassino, d'accordo, ma ha pagato e quindi non aveva. Quindi insomma non è che ci può entrare niente, però in compenso già nelle interviste scorse avevo parlato di questo medico di Comano che invece insieme poteva essere forse il livello dei presunti mandanti, no? Di questi delitti, se uno volesse dare una lettura di mandanti volendo. Loro la mettono tanto sicura, loro no. La mettono per lui, là. Io non lo vedo tanto. Non ci credi. Non lo so, non è credibile. Che bisogna anche andare a ammazzare uno e poi farla a pezzi, insomma. Almeno Sì. è una cosa tanto facile. No, però lei prima mentre si chiacchierava diceva che comunque non è, cioè secondo lei gli omicidi che sono stati fatti sono frutto di una Sì, da mente persone che hanno un trattamento malata, di insomma. mente malata, certo. Quindi volendo. In tutte le analisi che sono state fatte in questo, di questo caso, spesso siamo arrivati anche alla pista sarda. Lei ha conosciuto. I Pacciani diceva l'altro giorno che aveva un miliardo di Cosa dire, insomma, aveva tanti soldi, sì. morti. No, aveva un miliardo, lo diceva Secondo lei da l'altro dove li sono arrivati questi soldi? giorno. E secondo lei da dove gli erano arrivati i soldi? Certamente li aveva rimediati facendo i suoi figli, i soldati. Chi lo sa? Boh, però se non c'entra niente, no, Si sa, probabilmente. non si può mica dire. Poi Assolutamente. fatti anche differenti in altre maniere, magari disonesti. Magari, mi scusi, non ho sentito. Disonesti ho detto, Sì. anche differenti, non Comunque, vabbè, parlando di. Tornando al discorso della pista sarda, lei dice che Salvatore Vinci l'ha conosciuto così, insomma, senza. Non è che ci abbia condiviso. No, non ci ho avuto nulla a che fare. Però era un personaggio un po' particolare, faceva un po' paura. No, io non ci ho mai avuto a che fare niente. Non mi interessava. Io mi sono mai interessato a questa gente. Capitati così per caso, ma io non mi importavo. Però la domanda che le faccio poi chiudiamo. Allora, di tutto questo caso del mostro di Firenze, gli unici rimasti vivi, che possono ancora raccontare qualcosa, da una parte c'è lei che continuano a chiederle le cose, eccetera, e da una parte c'è, sembra da alcuni documenti, insomma da alcune notizie che sono state date, che ci sia Salvatore Vinci. Se lei si trovasse davanti Salvatore Vinci oggi, che cosa gli direbbe? Domanderei che fai, che ho fatto, mi domanderei, no? Cioè, sarebbe curioso di chiederle qualcosa sulla vicenda del Mi mostro. interessa a me, No, così per oh, curiosità. non lo so, ma è vivo. Non si sa, però pare che sia vivo. Ma eventualmente lei sarebbe curioso se ci si trovasse davanti come me e lei, no? Di chiedere, ma questa storia del mostro? Cioè, in fin dei conti siete le No, vabbè, uniche uno potrebbe dire così, non è che mi interesserebbe, che mi importa. Quindi secondo lei se le rivedessero il profilo del mostro di Firenze è una persona che ha dei problemi mentali, Penso di sì, chiaramente una poi mentalità a deviata. questo punto penso di sì, e che non troveranno, perché se loro continuano a cercare gente come me non troveranno mai nessuno. E invece della storia che le vittime sarebbero state figlie, non mi ricordo anche la storia di Piarontino, figlie di partigiani, figlie, cioè continuano a mettere l'accento su questa cosa della politica, no? Ah sì. Gruppi. Beh, secondo lei questo è vero? No, io non mi sono mai occupato di politica. Queste cose le sanno tutti. Dalle parti dove sono nato e sono rimasto, non lo seguono.
che reparto era lei della Legione Straniera? Paracolpista. E quando è tornato in Italia invece ha fatto parte di qualche gruppo militare, ha conosciuto no, qualcuno? No, no, no. Ho fatto parte di un gruppo militare. Tornando all'attualità, lei 2 giorni fa è stato sentito dagli inquirenti e lei ha deciso comunque di non rispondere. Sì, devo rispondere, lo posso fare. Certo, certo. È stato chiesto anche. Non sapevo che dire, anche. Cioè forse a raccontare sempre le stesse cose è anche venuto un po' a noi. Cioè lei avrebbe voglia di raccontare qualcosa. Se gli inquirenti, invece di farle sempre le stesse domande, gli chiedessero qualcosa di nuovo su altre piste, lei sarebbe in grado comunque di dare una mano e di dire qualcosa? Grazie, non lo so. Non mi faccia fare promesse. No, beh, certo, eventualmente deve parlare con gli inquirenti, ma era solo per capire, siccome una persona come lei, insomma, così... Io ora, da qui avanti, non è più come prima. Bisogna fare sempre un lavoro prima, se no poi problemi. No, certo, ci mancherebbe, ci mancherebbe, no, ma poi comunque le cose vanno dette prima agli inquirenti sicuramente. Però allora un'idea ce l'ha, cioè sarebbe in grado di dare una mano a chi fa l'indagine. Ma tanto mi ascoltano. Me la rendi un altro bicchiere, per piacere, grazie. Tanto non l'ascolta, non c'è verso. Non c'è verso, non l'ascolta. Loro sanno la sua direzione. E sì, poi non hanno cambiato nulla. Ancora da sempre gli Pacciani loro. Non hanno cambiato nulla. Hanno insistito con la vita per i Pacciani e non era lui. Poi è arrivato un altro giudice un pochino più aperto e l'ha assolto, l'ha mandato via. E fino a che ora uno arriva un qualche altro giudice che assolve altre persone. Lo sa che il giornalista della Nazione Mario Spezzi, che era quello che poi aveva inventato il nome il mostro di Firenze, no? Che aveva seguito più delitti di tutto, ha sempre detto che la storia del mostro di Firenze è una storia di potere. Secondo lei è vero? Grazie, sì. Per avere in mano tutto, così condizionano tutta la stampa, perché in base ai che dicono si vende i giornali poi a un certo punto. No, di potere a livelli più alti. Sì, uno che vende tanti giornali è valutato, non è come uno è valutato. Se valutato è sì. Sì, secondo lei gli inquirenti si sono, come sostiene lei, incaponiti, no, su questa strada, ma c'è un motivo ben preciso? O è solo un avere degli elementi? Può darsi, grazie. Può darsi anche... darsi anche di più. Ma non è... Comunque ecco, poi per il resto, rispetto a quello che ha detto in questi giorni, lei non trova un collegamento fra la sua persona, cioè fra lei e quello che è stato detto, quindi collegamenti con la destra eversiva, questa macchina rossa in cui dicono, cioè l'associano alla sua, ma lei sostiene che non è la sua. Però l'inquirente aveva detto che via via ci passava comunque da quella strada, così ci stava di casa. Quando si parla della macchina di Travalle, che gli hanno chiesto anche se era lei che era passato di lì, eccetera. Perché a Travalle lì a Prato e ci passavo perché lavoravo da quelle parti lì, io andavo da quelle parti e ci passavo. Perché... ma non la notte, alle 1 insomma. Non la notte intorno a mezzanotte, intorno alle 1 di notte ci passava un motivo di lavoro. Se si va a lavorare, io tornavo anche a mezzanotte andavo a lavorare in filatura a pergine. Ah, ecco. Se volevo nottate, la mattina potevo venire via alle 5, alle 6, alle 4. Così è andato. Quindi forse lei potrebbe aver visto qualcosa, insomma questo è il punto. No. No, sospettano che lei potrebbe aver visto qualcosa. Fa schifo? Ma avanti a limonata, pensavo fosse buono. Quindi allora, chiedendo,
lei non fa, lei sostiene di non essere parte di questa storia, No, nemmeno io come... non c'entro nulla. Lei non c'entra nulla. No, mi hanno preso perché sono una persona così, che ha fatto diverse cose nella vita, coraggioso o no, comunque sia. Allora penso non sia io. Bisogna avere uno che abbia interesse a fare certe cose, cioè, non è che fa. O, come diceva lei, una deviazione mentale per cui viene Va portato. bene, quello che è la cosa mentale, lui crede di farlo e sia una cosa fatta bene. No, questo no. Lei prima ha parlato, accennandomi, parlavamo anche di un aspetto religioso, no? Che potrebbe essere collegato alla vicenda. Potrebbe essere sì, Vabbè, ma... visto anche che lo scansano tutti, che sta dato già dalla religione, anche per un giudice un po' fanno partire. Sì, ma religioso perché parla del delitto d'onore, parla Insomma, sempre la religione della potrebbe gelosia. essere uno che vede queste cose e ritiene che fanno peccato. E Una specie di allora giustizieri. scioccherebbe la religione. Una specie di giustizieri. Insomma, però.